L'ira contro Israele del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah per gli attacchi agli oggetti elettronici che hanno scatenato il panico in Libano, dove il rischio di una guerra vera e propria è sempre più alto. I danni del maltempo e le polemiche politiche per la nuova alluvione in Emilia-Romagna e la storia della ragazza di 22 anni che avrebbe seppellito due neonati nel giardino della sua casa dopo due gravidanze di cui nessuno si sarebbe accorto. È venerdì 20 settembre e di queste storie parliamo nella puntata di oggi di Giorno per Giorno, il podcast sui fatti più importanti per orientarsi nel mondo con le voci dei giornalisti del Corriere della Sera. E io sono Francesco Giambertone. لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا. Ieri pomeriggio è arrivato l'atteso discorso di Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah, che è sia un partito politico che un'organizzazione terroristica, i cui miliziani in Libano sono stati colpiti dalle esplosioni di cercapersone e walkie-talkie tra martedì e mercoledì, in una delle operazioni israeliane più sofisticate e clamorose della lunga guerra che si combatte da molti anni e che ora, come mi ha raccontato l'inviata a Beirut Marta Serafini, rischia di avvicinarsi sempre di più a un punto di non ritorno. Proprio mentre Nasrallah stava iniziando il suo discorso dopo gli attacchi che martedì e mercoledì hanno insanguinato Beirut e hanno provocato migliaia di ferite, decine di morti, negli stessi minuti i jet israeliani hanno sorvolato a bassa quota Beirut e hanno rotto per la seconda volta nella giornata il muro del suono. Questo significa che chi si trova in città sente come una sorta di esplosione fortissima, il rumore è simile a quello di un bombardamento. Questo ovviamente perché Israele lancia un ulteriore segnale a Hezbollah e lancia un ulteriore segnale al Libano. Oltre a questi atti dimostrativi, proprio nelle stesse ore sono stati intensificati i bombardamenti e raid sui villaggi al confine tra Libano e Israele. Anche vicino dove si trova la base italiana di UNIFIL ci sono stati dei raid. E questo ovviamente in un contesto dove la tensione tra Libano e Israele è forse al momento più alto dal 7 ottobre. Hassan Nasrallah ha detto che Israele ha superato delle linee rosse, ha definito gli attacchi esplosivi una dichiarazione di guerra e ha detto che il supporto per la causa palestinese da parte di Hezbollah non finirà. Non saranno dunque loro i primi a fermare il fuoco contro Israele. Quindi la tensione continuerà a salire, in queste ore sono stati di nuovo bloccati i voli, Beirut è una città che vive nella paura, vive nella paranoia, perché comunque per due giorni consecutivi sono esplosi device tecnologici di vario tipo, walkie-talkie appunto, e cerca persone, ma si dice anche altro, si è parlato di pannelli solari, si è parlato di dispositivi per le impronte digitali, quello che abbiamo visto in questi giorni, che da molti, come dire, è stato descritto con toni quasi da fiction, è però un attacco che ha provocato decine di vittime anche tra bambini, oltre che esponenti di Hezbollah. C'è stato il funerale di una bambina di 9 anni che ha toccato particolarmente l'opinione pubblica libanese. Insomma, all'interno di una costante escalation che dura da mesi, cioè da quando l'attacco di Hamas ai kibbutz israeliani e l'invasione di Israele a Gaza hanno incendiato una gran parte del Medio Oriente, la situazione che si è creata in questi giorni in Libano sembra più grave del solito. Se nei mesi precedenti si era assistito di sicuro a un'escalation, abbiamo raccontato anche dall'altra parte del confine il raid su Mashdar Shams, la cittadina drusa dove sono morti i ragazzini che erano sul campo da calcio, abbiamo raccontato poi della risposta di Israele nel raid su Beirut che ha ucciso l'esponente di Hezbollah Shukr, abbiamo raccontato, come dire, diversi passaggi, abbiamo visto un'escalation, però abbiamo visto come il livello dello scontro proprio in queste ore sia diverso rispetto a prima, perché chiaramente ora l'attenzione si sposta sul confine tra Libano e Israele, perché lo stesso Gallant, il ministro della difesa israeliano, ha parlato di una nuova fase della guerra perché si avvicina la conclusione delle operazioni nella striscia di Gaza e questo comporta poi il tentativo da parte del governo Netanyahu di spostare il conflitto sull'altro fronte.
Quindi sembra sempre di più che Israele si stia preparando a una guerra in Libano, uno scenario che gran parte della comunità internazionale, con gli Stati Uniti in testa, sta cercando di evitare, ma che in queste ore appare più concreto che mai. D'altro canto, bisogna vedere poi quanto però Hezbollah riuscirà a sostenere questa guerra, una guerra di fatto di logoramento, perché comunque per Hezbollah è sicuramente più complicato, anche se non va dimenticato che Hezbollah è sostenuto da Teheran ed è stato armato in modo da poter causare problemi a Israele a continuare i bombardamenti che hanno provocato lo sfollamento di migliaia di israeliani dai villaggi del confine. Certo, è difficile pensare che con questa operazione in Libano il governo Netanyahu possa ottenere come obiettivo quello che finiscano i raid contro i villaggi di confine, quindi il ritorno degli sfollati, perché è difficile pensare che a fronte di un'operazione del genere da questa parte non ci sia una risposta o quantomeno non ci sia un continuare con le stesse operazioni di prima. Come spiegava Marta Serafini, la guerra a Gaza appare sempre più in secondo piano, visto che Israele ha spostato e sposterà migliaia di soldati verso il Libano e forse le operazioni militari nella striscia si stanno avvicinando a una conclusione o a una trasformazione, la cui forma però è ancora tutta da definire. Per adesso le trattative per un cessate il fuoco non hanno portato nemmeno a una tregua. Diciamo che dopo bombardamenti così intensi è difficile pensare che ci siano ancora obiettivi militari da bombardare sopra Gaza, dopo appunto quasi un anno, e è evidente come il fatto anche di spostare il baricentro della guerra dalla striscia al confine con il Libano abbia anche, come dire, per Israele il duplice vantaggio di spostare anche l'attenzione da quella che è una trattativa particolarmente complicata per il governo Netanyahu, perché ha a che fare anche con gli equilibri interni, perché ha a che fare anche con la faccenda degli ostaggi, con la commissione d'inchiesta per il fallimento della protezione della popolazione civile durante il 7 ottobre. Quindi diciamo c'è anche questa altra faccia della medaglia. Quando tutto questo, come dire, avverrà in maniera definitiva, effettiva, quando finiranno le operazioni nella striscia di Gaza, è ancora presto per dirlo, però diciamo che è un orizzonte che è più vicino rispetto a qualche mese fa. Guardate che quantità di detriti. Impressionante. Considerate che le traversine sul ponte erano sott'acqua, adesso è calata almeno 20 centimetri. Non si vedevano quasi i binari alle 5 stamattina, però non so l'argine quanto possa reggere. A più di un anno dalla disastrosa alluvione del maggio 2023, ieri l'Emilia-Romagna e parte delle Marche si sono ritrovate a fronteggiare un'altra emergenza causata da piogge eccezionali, come abbiamo sentito dalla voce di un agricoltore che lavora nelle campagne vicino a Faenza. In un primo momento sembrava che la coda del ciclone Boris, che aveva causato danni enormi in Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Austria, non sarebbe stata particolarmente violenta. Poi però, nella notte tra mercoledì e giovedì e ieri in mattinata, la situazione è rapidamente peggiorata. Al caporedattore del Corriere di Bologna, Olivio Romanini, ho chiesto come prima cosa di dirmi quali sono state le zone più colpite. Ieri la giornata sembrava più tranquilla, sembrava che le cose potessero scivolare via senza grossi danni, ma tutta la pioggia della notte e soprattutto quella della mattinata in Romagna ha portato ancora a una situazione non catastrofica come nell'ultima alluvione, ma molto grave. Al momento ci sono due dispersi nel Ravennate, ci sono diverse situazioni di estrema gravità in Romagna, in particolar modo a Faenza e in provincia di Ravenna, mentre tutta la provincia di Rimini sta vivendo una situazione più tranquilla. Molte persone sono state salvate in provincia di Ravenna con gli elicotteri dai tetti delle case perché è esondato il fiume e tutta la zona si è completamente allagata in più zone. Anche Bologna è stata colpita, ma qui siamo, diciamo, dentro un fenomeno di minore intensità. Le scuole sono rimaste chiuse sia nel bolognese che in Romagna, però la situazione, come è successo per l'ultima alluvione, è molto più grave in Romagna. Il paragone con quanto successo l'anno scorso è inevitabile, ma per Olivio Romanini i due fenomeni non sono del tutto sovrapponibili. La regione aveva preso le sue decisioni studiando, diciamo, i modelli massimi rispetto a quelle che erano le previsioni,
e stamattina hanno detto che avevano fatto bene perché quello che è successo è andato al di là del modello massimo della previsione e quindi sostanzialmente l'evento ancora è difficilmente paragonabile a quello dell'altra volta perché erano diversi giorni di pioggia. Sicuramente sulla Romagna è scesa una quantità d'acqua concentrata in pochissime ore di portata enorme. La regione ha anche detto che i lavori che erano necessari fare in tutto questo periodo, a parte i bacini di laminazione, che lì è un discorso più grande e coinvolge anche i finanziamenti del governo, erano stati fatti, come a dire che i compiti a casa sono stati fatti, ma che di fronte a fenomeni di questa intensità si può fare poco. Ieri però il ministro per la protezione civile Nello Musumeci ha addossato alla regione la responsabilità di eventuali mancati interventi o di ritardi nella realizzazione delle opere. Noi riteniamo che l'intervento del commissario straordinario generale Figliuolo stia andando avanti con grande senso di responsabilità. Non tutto il denaro che ha a disposizione il generale è stato speso e questo naturalmente deve fare riflettere, non perché non ci sia stata la programmazione, ma perché dall'altra parte non sono state ancora definite le richieste, le procedure e soprattutto la pianificazione di chi deve intervenire ed è chiamato per legge a farlo. E ovviamente su queste affermazioni è montata la polemica politica. Naturalmente su temi complessi come l'alluvione e su temi complessi come le opere necessarie per prevenire questi fenomeni, il campo di battaglia politico fa molta confusione in questi giorni perché sono argomenti molto complicati, si intrecciano diverse situazioni, un conto sono i fondi per la ricostruzione che sta gestendo il commissario Figliuolo, altra cosa sono i lavori che doveva fare la regione, altra cosa ancora sono appunto il tema dei bacini di laminazione che sono opere più consistenti sulle quali la regione accusa il governo di non aver ancora mandato i fondi. Al di là di questo, quello che è successo ieri è che nella conferenza stampa il ministro della Protezione Civile Musumeci, scegliendo sicuramente il giorno sbagliato, perché quello di ieri era il giorno appunto dei soccorsi, c'è una grammatica anche nelle tragedie che va rispettata, cioè fin tanto che si sta cercando di salvare le persone, si salvano le persone e poi si apre eventualmente l'analisi del dibattito politico. Ha accusato la regione Emilia-Romagna di essere una delle regioni con il più alto consumo di suolo. È una cosa vera, nota, probabilmente, ripeto, ha scelto il giorno sbagliato e quindi diciamo sia il candidato sindaco del PD alla successione di Bonaccini che tutto il quartier generale di Viale Aldo Moro hanno parlato di sciacallaggio nei confronti del ministro. Sempre in Emilia-Romagna, in questi giorni, si è verificata una storia di cronaca terribile di cui si è già parlato e si parlerà molto. È successa in una villetta di Traversetolo, in provincia di Parma. Seppelliti nel giardino, sono stati ritrovati due corpi di bambini neonati, entrambi figli di una ragazza di 22 anni che, questa è l'ipotesi degli investigatori, li avrebbe partoriti da sola, all'oscuro di tutti, e poi avrebbe ucciso entrambi. Alessandro Fulloni, inviato del Corriere a Traversetolo, mi ha raccontato come è iniziata questa vicenda. È una vicenda che comincia il 7 di agosto, quando la nonna di Chiara, la ragazza che è sospettata per adesso di avere ucciso in qualche modo due bambini appena nati, trova nel giardino di casa il corpo di uno dei due bambini. In realtà è il cane che se ne accorge, va a rovistare in un angolo del giardino e lì sotto una coperta affiorano i resti del bambino. Sulle prime si pensa che qualcuno abbia gettato il corpo magari fuori dalla strada, poi in realtà incominciano gli accertamenti, vengono fatti gli esami sul DNA, viene prelevato anche il DNA del fidanzato di Chiara e gli investigatori incominciano a maturare l'idea che forse quel corpicino è il figlio di Chiara. In quel momento la ragazza si trovava in vacanza a New York con i genitori e secondo la ricostruzione dei carabinieri aveva partorito pochissimi giorni prima di partire. Quando torna, i carabinieri intanto hanno già avviato gli accertamenti,
e sul computer di Chiara trovano tracce di una ricerca che lei stessa ha fatto, ovvero sia cosa succede in caso di secondo parto. Quindi a questo punto hanno una specie di intuizione, cioè si chiedono se oltre al primo corpicino non ce ne possa essere anche un secondo. Incominciano le ricerche e proprio accanto, un paio di metri, però in questo caso sotterrato, trovano i resti di un altro corpo, un altro bambino che probabilmente, secondo quello che arriva dai primi risultati dell'autopsia, era stato probabilmente partorito un anno prima. E da lì si mette in moto l'indagine che porta poi alla richiesta di arresto della ragazza. Quella richiesta di arresto è stata respinta dal GIP perché non esisterebbe pericolo di fuga, di reiterazione del reato né di inquinamento delle prove, visto che la casa della famiglia dove tutto sarebbe avvenuto è posta sotto sequestro. Di sicuro gli investigatori hanno tenuto un grande riserbo sulla vicenda, esprimendosi ufficialmente con un comunicato in cui hanno spiegato come pensano siano andate le cose. L'idea, quasi la certezza, forse la certezza messa nera su bianco, è che lei abbia fatto tutto da sola, perché il procuratore dice che esclude l'aiuto, la possibilità che altre persone siano intervenute. Certo, tutto questo naturalmente non esclude che gli investigatori possano seguire altre piste, possano vedere se altre persone sono in qualche modo coinvolte. Sicuramente hanno interrogato molte persone, tra cui gli amici, ovviamente anche i genitori, l'ex fidanzato. Ma per quel che ne sappiamo finora e per quanto incredibile possa apparire, tutti sembrano totalmente estranei e ci sono due aspetti di questa assurda vicenda che hanno colpito Alessandro Fulloni. Il carattere di Chiara, che viene descritta come una bravissima ragazza. Abbiamo parlato con le famiglie presso le quali svolgeva il lavoro di babysitter, ma questo per pagarsi gli studi. Abbiamo parlato con gli amici, con diciamo il personale della piscina presso il quale lei svolgeva d'estate il ruolo di bagnina. Insomma, una bravissima ragazza che ha continuato tra l'altro a lavorare in un negozio di articoli sportivi 2-3 volte a settimana, sempre per pagarsi gli studi, e addirittura aveva smesso l'ultima volta che la proprietaria di questo negozio l'ha vista era il 28 luglio, quindi quando praticamente era al 9° mese. Però nessuno si è accorto della sua gravidanza, non gli amici, non appunto le famiglie presso le quali lavorava, non la stessa datrice di lavoro. Evidentemente lei, forse anche grazie al fatto che è una ragazza molto atletica, molto magra, poi usava anche vestiti diciamo piuttosto abbondanti, forse è riuscita a nascondere la gravidanza. Certo, questo è un fatto che veramente colpisce. Naturalmente solo con il tempo forse se ne saprà di più e può darsi che si capirà quali possono essere state le motivazioni o la condizione psicologica di Chiara, nei cui confronti la procura ha presentato una seconda richiesta d'arresto legata al ritrovamento del corpo del secondo bambino, mentre lei è attualmente ancora in libertà. Lei è indagata per omicidio volontario e occultamento di cadavere, è semplicemente indagata, si trova sicuramente in una struttura protetta, non si sa dove, e probabilmente ci sono anche i genitori, non possiamo esserne sicuri, però perché a casa sua, nella villetta a Travesetro, non c'è più nessuno, però non sappiamo altro. Per questa settimana è tutto. Prima di salutarvi, una piccola comunicazione di servizio. La prossima settimana, da lunedì a mercoledì, troverete alla conduzione Tommaso Pellizzari, mentre io tornerò da giovedì. Grazie come sempre per averci ascoltato e grazie ad Alessandro Fulloni, Olivio Romanini e Marta Serafini. Giorno per giorno torna lunedì, mentre domani, come tutti i sabati, qui troverete l'Ammazza Caffè di Massimo Gramellini. Giorno per giorno, il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone. Coordinamento di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese. Editing di Manuel Iannuzzo. Montaggio di Federico Caruso, Giacomo Vaghi e Giorgia Venturi.